Dopo aver misurato il prezzo della sua condanna e della sua crocifissione, Gesù in croce le prime parole che pronuncia sono: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ascoltiamoli bene. Non sono un'amnistia generale per tutti quei mascalzoni che l'avevano ingiustamente messo in croce, condannato. No, Gesù chiede che il Padre conceda loro le condizioni del perdono. E quali sono le condizioni per essere perdonati? Sono il pentimento, il perdono e la soddisfazione. Abbiamo un caso preciso dinanzi a noi che tutti conosciamo. Quando Papa Wojtyła si riprese dall'attentato, sentì la necessità di andare a Rebibbia a incontrare Alia Cha per offrirgli il suo perdono. Ma Alia Cha, anziché offrirgli il suo pentimento, gli domandò: com'è che sei ancora vivo? Il mio grilletto non sbaglia mai. Il Papa portò il perdono, ma non c'erano le condizioni per riceverlo. Dio è disposto a concederci il perdono e anche le condizioni per riceverglielo, se lo chiediamo con umiltà.